E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video della solita rubrica domenicale appunto dedicata ai comics. Prima di partire a parlare del quarto volume della serie Eaglemoss, volevo ringraziare tutti voi che guardate questa rubrica. So bene che non è vista come gli altri video del canale a quasi metà delle views di un video normale praticamente, siamo sulle 400 e qualcosa, ma ragazzi per me 400 visualizzazioni senza scherzare sono tante, è come se una sala cinematografica guardasse tutta il mio video e io sono già soddisfattissimo così, non mi serve assolutamente altro, soprattutto perché sto parlando di un argomento che non è il fulcro del canale. Io non ho aperto un canale di fumetti, ho aperto un canale di action figure e sto parlando di fumetti all'interno di questo canale, quindi è ovvio che il pubblico sia interessato di meno ai fumetti, ma vedo che comunque molti di voi guardano anche questa rubrica, quindi vi ringrazio tantissimo, sinceramente. Detto questo, possiamo andare a parlare del fumetto. Cosa abbiamo qui appunto? Come ho detto prima, il quarto numero della collana appunto DC, le grandi storie dei supereroi prodotta dalla Eaglemoss, e abbiamo appunto JLA, ovvero la Justice League of America, la Torre di Babele. E allora ragazzi, qui ci innalziamo un attimo al di sopra delle altre tre storie che ho descritto negli scorsi video appunto. Questa storia ragazzi è un gradino, se non qualcosina in più, superiore alle altre. Alla scrittura di questa storia abbiamo Mark Waid e Dan Curtis Johnson. Allora, il primo non ha assolutamente bisogno di presentazioni, vi dico solo che è l'autore di Superman Kingdom Come, che è una delle storie appunto più famose e apprezzate di Superman, mentre il secondo è un attimino uno scrittore un po' meno famoso. Per quanto riguarda i disegni invece, questa storia ha tre disegnatori e io ancora una volta storco un po' il naso perché, come ho detto le altre volte, non sono tanto fan del fatto che si alternino disegnatori su una stessa storia. Secondo me snatura un attimo l'opera. Comunque qui parliamo di Howard Porter, Pablo Raimondi e Steve Scott. E devo dire che questi tre autori non è che mi facciano proprio impazzire, questi tre disegnatori. Vi faccio vedere subito una delle prime tavole, per esempio. Ecco qua, vedete, senza il riflesso della luce, questa Wonder Woman, diciamo il viso non è che mi faccia più di tanto impazzire. E così diciamo continua un po' per tutta la storia. Diciamo che il tratto migliore secondo me è quello finale. Vi faccio rivedere anche questa volta diciamo il viso di una Wonder Woman, se la trovo, ecco qua. Questo viso secondo me è molto migliore rispetto al primo. Poi magari a molti invece piacerà di più il primo. Questo qui comunque ha una forma particolare del naso, ma per gusto personale a me piace molto di più rispetto al primo. C'è da dire comunque che è una storia uscita a fine anni 2000, tra luglio e dicembre, quindi comunque sono sempre 16 anni fa, anche se comunque il tratto resta abbastanza moderno in generale, che possa piacere o no. Per quanto riguarda la storia invece, la trama vera e propria, la sceneggiatura ragazzi, è una gran bella storia. Allora leggiamo come al solito il piccolo riassunto che c'è qui e poi vi do anche le mie impressioni. I file segreti di Batman sulla Justice League sono caduti nelle mani di uno dei suoi più vecchi e mortali nemici, Ra's al Ghul. Ora Superman, Wonder Woman, Aquaman, Martian Manhunter, Lanterna Verde, Plastic Man e Flash sono stati condotti in trappole ideate appositamente per contrastare i loro poteri. La JLA riuscirà a sopravvivere e se ce la farà potrà perdonare il tradimento di Batman? E già qui vedete che la trama non è niente male, perché appunto questa storia parla di Ra's al Ghul che ruba i piani di Batman, che si era creato questi file appunto per contrastare ogni singolo membro della JLA se per esempio si fosse verificata una situazione di controllo mentale da parte di un nemico. Per esempio, se Superman fosse stato controllato da un qualche nemico, allora Batman aveva creato un piano apposta per indebolire Superman. Questi piani qui che ha ideato Batman non sono per uccidere i personaggi, ma sono per fermarli, sono per indebolirli momentaneamente. Però come vediamo nella storia, ma ovviamente non vi svelo nessuno dei piani perché altrimenti vi rovino una gran parte del bello della trama, dicevo, come vediamo nella storia, questi piani, questi stratagemmi sono abbastanza crudeli e pesanti per ogni membro, quindi c'è appunto un tocco di cattiveria particolare che Batman ha messo in ogni singolo piano, e questo è anche un pochino controverso. Però tutta questa trama appunto dei piani rubati e i membri contrastati in questo modo si va a sposare con un'altra bella idea
idea, un altro piano comunque malvagio di Ra's al Ghul, che non vi sto a svelare, però dà proprio il titolo all'opera, ovvero la Torre di Babele. E questa è un'altra trovata davvero fighissima per me in questa storia. Devo dire che sono rimasto molto soddisfatto dopo averla letta. Non l'avevo mai letta questa in versione fumetto, ma avevo visto la trasposizione animata che si ispirava appunto a questa storia, quindi qualcosa l'ho ritrovata, ma assolutamente non tutto. Non è un lungometraggio animato, se non sbaglio, ma erano delle puntate della serie animata Justice League di Bruce Timm, sempre se non ricordo male. Comunque ragazzi, devo dire che questa qui la consiglio assolutamente a tutti, perché è una bella storia di Batman, è una bella storia della Justice League, è secondo me la migliore, come ho detto prima, delle storie che abbiamo visto fino adesso, e secondo il mio modesto parere dovrebbe essere presente in ogni collezione dei fan DC. Detto questo ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questa storia, se l'avete letta, se magari vorreste recuperarla, se ne avete mai sentito parlare, insomma datemi il vostro parere con un commentino qui sotto. Come al solito in descrizione trovate il link al sito Eagle Moss per qualsiasi informazione riguardo questa collezione, anche per abbonarsi eventualmente. Se volete ulteriormente aiutarmi, naturalmente potete condividere questo video e lasciare il mi piace. Detto questo, il video finisce qui, spero di avervi intrattenuto nel migliore dei modi con queste quattro chiacchiere riguardo questa storia. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e collezionate sempre!